Lascio la parola a Giovanni Laino che mi raggiunge per un commento sia ai lavori che a quanto raccontato. Grazie Giovanni. Sì, grazie veramente. Allora, è stata un'occasione per me di apprendimento, fra l'altro anche di soddisfazione, perché ho trovato molta intesa con le cose che appunto sono state brevemente ricapitolate. Io sono contento di questo nuovo titolo, magari vi chiedo poi l'attestato di Critical Friend, nel senso che perché io forse lo faccio in una maniera particolare, perché a parte che insegno all'università, sapete che c'è stata un po' una decadenza dell'università negli ultimi decenni, quindi insegno all'università e poi però c'è un'altra università che gruppa bene, tanti anni fa si chiamava Università della Strada, da 25-30 anni faccio cose più sul welfare che non sulla cultura, o coordino un'organizzazione che più o meno fa lavorare ormai stabilmente intorno al 25 persone, più una quarantina di ragazzi in condizioni nitte che fanno tirocini, quindi mi occupo di lotta alla povertà, fra virgolette, in un posto centrale a Napoli, e questo mi fa sì che io da 30 anni coopero con amministrazioni e o fondazioni. Quindi è evidente che ho diritto a un bonus psicologo, e forse però sarò un caso straordinario di insuccesso di questo psicologo, poi vedremo. Allora, questo perché? Perché si matura, stando nel CON, un po' di riflessione, insomma, no? Poi, allora, io... Per essere veramente sintetico, tiro fuori 8 parole. Allora, la prima che abbiamo condiviso, appunto, è questa che non ho inventato io, forse io qua l'ho veicolata, ma insomma sta in letteratura ormai, che è Cantieri del Noi. È evidente che noi siamo dentro una crisi dell'intermediazione sociale e delle istituzioni abbastanza radicale, e quindi questi Cantieri del Noi, questi mille modi in cui dei singoli, le persone cercano di reimmaginare noi, e guardate che quando dico reimmaginare significa non è un lavoro di restauro, io un po' critico l'uso abusato della parola comunità, ma non c'è il tempo di parlarne, per un'altra, perché secondo me non è tanto un restauro, anche se a Venezia ci sta una scuola di restauro straordinaria, come vediamo in questo modo, ma è anche una forte reimmaginazione, reinvenzione. Perché? Perché noi siamo in una turbolento passaggio d'epoca che forse sottovalutiamo, e quindi dovremmo cercare di essere consapevoli e coprotagonisti di questo passaggio d'epoca, che non solo per le vicende recenti è anche costellato di guerre, ma non solo quelle che mostrano nei telegiornali, ma anche nei nostri territori ci sono dei conflitti, quindi è abbastanza evidente tutto questo, e quindi in questo tentativo di essere protagonisti è evidente che dovremmo imparare ad abitare al meglio questa espressione del co-qualcosa, no? Che è andata abbastanza utilizzata, no? Per esempio nelle raccomandazioni, torna la parola formazione, io da tempo, anche se non basta la parola, tendo a dire co-formazione, ossia credo che sia improponibile che qualcuno presunto esperto va in una pubblica amministrazione e dice muovi formo in maniera frontale, la gente se lo ha al limite perché piglia crediti, ma è improponibile. Ma la coformazione non è solo un fatto, diciamo, di tattica, è il fatto che uno veramente si mette in un gioco senza nascondere le differenze, in cui l'expertise è diffusa e distribuita, e c'è da osmoticamente fare apprendimento comune, e quindi anche in questo senso poi le parole rischiano sempre di essere un po' abusate, ma il fare con, perché evidentemente una conformazione non può essere comunque pratica, che è pure una pratica verbale, io parlo a te, tu parli a me, no, ma in qualche modo, come alcuni interventi che mi hanno preceduto hanno plasticamente fatto vedere, anche del fare con.
è evidente che un'altra parolina che sta lì, io quando faccio lezione dico agli allievi, guardate, cioè abbiamo sempre 5-6 sedie apparentemente libere, ma in realtà in queste, teniamo sempre presente che in queste sedie ci sono dei personaggi molto importanti che sono errore, incertezza, conflitto, non ce lo dimentichiamo mai, perché sai, voi non lo sapete, ma i focolarini tanto anni fa mettevano la sedia perché, per ricordarsi che c'era Gesù. Io in maniera più modesta metto le sedie per dire che c'è incertezza, errore, casualità, conflitto, ove mai uno opacizza e se ne dimentica un poco. No? Democrazia perché? Perché noi stiamo provando a innovare in modo sostantivo e non formale la democrazia. E certo, con un approccio contingente non ci sono grandi verità, no? Però noi, anche talvolta con un po' di agonismo, siamo però nelle raccomandazioni, ogni tre righe implicitamente c'è questa storia. Si tratta, e il Ministero da questo punto di vista si sta, sempre con prudenza, aprendo ad eventuali considerazioni, contaminazioni in questo senso, no? Quindi la terza parola è autonomia. Nel senso che nelle raccomandazioni ci sono delle cose che condivisibili, no? Integriamo, coordiniamo, reticoliamo, superiamo i silos, però stiamo attenti perché c'è anche una grande domanda di semplificazione dentro la PA, nel senso che io ho paura di un tavolo pluridimensionale, nel senso che non ce ne andiamo più. E quindi bisogna anche, secondo me, avere uno spazio per lasciare, questa è una cosa un po' agonistica, significativi spazi di autonomia, di devoluzione di potere, dicono. Io ho degli amici di sinistra perché frequento i deboli, diciamo. Però c'è un pezzo di verità in questa cosa, che ci vuole un po' di devoluzione di potere. Prima o poi lo dico pure al mio ministro conterraneo, che è bravo, quindi certamente aprirà le porte a questa concettualizzazione. E quindi, che significa una cosa che non ho inventato io, qua ci stanno Ezio, altri, Elena, per dare più enfasi a dei concetti, si usa la parola in inglese, che l'istituzione sia un enabler, ossia un capacitatore, no? Che anche però non andando sempre tutti d'amore e d'accordo, però è più importante l'intelligenza della democrazia plurale che non il fatto che chiamate Naino, che è bravissimo, che vi dice tutto lui, non va bene. No? E quindi il punto 4 qual è? Io ci tengo un po' questa cosa, no? Ragionevolizzare. Io spesso chiedo ai dirigenti del comune per cui noi lavoriamo, di alcune fondazioni, però ragionevolizziamo. Ragionevolizzare significa tenere conto dei protocolli, però anche di uno spazio di adattamento, di intelligenza, di superamento del protocollo, perché altrimenti la fiducia all'efficienza allontana dall'efficacia. E invece io devo avere un approccio sostantivo e puntare, non solo secondo la mia testa, secondo una visione comune, all'efficacia. E quindi appunto in alcune città, per esempio, c'è un piccolo problema, che voi siete più di sistemi, però a Napoli io lo vivo questo qua. Ormai ci sono molti spazi variamente cogestiti, gestiti, assegnati. Io che come organizzazione ho uno spazio dal 1993, secondo una procedura standard. Quindi io là dentro rispetto alla 626, pago le tasse, per esempio verifico e faccio una seduta. L'anno scorso, quando c'era un po' un boom, due anni fa, nella mia città, mi venne un po' in mente, provocatoriamente, io dico, mo vado al sindaco, gli do le chiavi e dico, caro, io sono un occupante, ciao, da oggi non pago niente più però. No? Nel senso che, cosa voglio dire? Che c'è un problema, tenendo conto della necessaria ricchezza e varietà, c'è un problema di allineamento però un poco, nel senso che non può essere che loro che sono bravi, quindi però sono veramente all'avanguardia, quindi non si costituiscono neanche in un ente, usano uno spazio, e io che invece sono scemo, un poco tradizionale, ho la 626, le assicurazioni, le fiduzioni, eccetera, eccetera. No, dopo un po' bisogna un poco allineare, no? Ragionevolizzare, per evitare trattamenti troppo diversi e che finiscono per essere iniqui, una specie di far west. Io ho la sensazione che in un po' di città da noi questo problema c'è. Non si tratta di affrettare troppo, però bisogna metterlo in agenda. Quinta parola, non nuova, sostenibilità.
È evidente che noi qua dobbiamo, secondo me, distinguere nell'attenzione alla sostenibilità fra sostenibilità economica, poi fondamentalmente, anche se la sostenibilità non è affatto solo economica, no? Fra esternalizzazione finanziata, finalizzata alla radicale riduzione dei costi. L'Associazione Quartieri Spagnoli, per cui io coopero, sostanzialmente ha fatto un bel po' di attività da 30 anni, più o meno sensate, certamente ha abbattuto i costi per quell'attività, anche se l'ha fatta a nome dell'amministrazione pubblica di alcune fondazioni. E questo sta bene, però non può diventare un fatto strutturale, per cui il fatto fondamentale è che l'ente pubblico ti dice cosa devi fare, come lo devi fare, a che ora lo devi fare, monitorando gli orari, i luoghi, le sedi, eccetera, eccetera, e tu sei una sorta di agenzia di lavoro interinale che si piglia delle responsabilità e presta i lavoratori. Parentesi, lavoratori, temo che ce ne siano pure in mezzo a voi, che non è abbastanza chiaro, ma sono già oggi un po' poveri e sono destinati a restare poveri. Ossia, questi qua, nel terzo settore in Italia, c'è almeno il 50% dei lavoratori che avrà una pensione sociale, non piglierà la pensione come la piglio io, speriamo ancora. Capito? Perché la pensione che avrà maturato sarà inferiore a quella che sarà in qualche modo riconosciuta come pensione sociale. Questa cosa, soprattutto ai gestori, deve preoccupare, perché è un fatto di responsabilità sociale, no? Nel senso che dove stiamo andando noi, no? Perché sotto sotto, molto terzo settore, forse pure un pezzo di questo mondo vostro, è anche un po', svolge un ruolo, no, di ammortizzatore per il lavoro, di gente pure un po' sveglia, creativa, che non vuole fare ragioniere, no? E quindi il problema di queste prospettive c'è, già siamo a 6, è stato ripreso, io ne ho iniziato a parlare per iscritto nel 2013 di approccio a dote, che è una cosa un po' agonistica, perché io ci ho presente, anche perché la notte certe volte ho delle botte di insonnia, alcuni dirigenti con cui ho a che fare, no? E là c'è un problema di potere, legittimo, nel senso che il dirigente pubblico, guarda, io sono il pubblico, tu alla fin fine sei un privato. Io ho tutte le leggi che mi obbligano a trasparenza, tracciabilità, rendicontabilità, eccetera, eccetera. Quindi, che vai trovando? Sì, vai a Venezia per il creativo, ma poi qua di che stiamo parlando? Invece io penso che se veramente ci sono logiche, come un po' già ci sono, di accreditamento, sì, io a lei non l'ho trovata per strada così, ma documentatamente c'ha un curriculum per cui è una sorta di istituzione come organizzazione che è affidata già, che non è inventata, non è improvvisata, anche con delle responsabilità personali, non è il collettivo domani vi diremo chi siamo, probabilmente va fatto a una specie di distribuzione di risorse per cui dici guarda tu per quello che hai fatto io non ti pago il progetto futuro, come fu il primo anno della legge 216 minori a rischio, voi non eravate nati, 93, che sostanzialmente dice per chi ha fatto già queste attività portate i documenti di spesa e vi diamo i soldi, okay? Quindi ovviamente io sono necessariamente anche un po' provocatore, però qualcosa del genere bisogna fare, ma per vari motivi, perché molto spesso i dirigenti immaginano che noi siamo ancora in un mondo più o meno nel 1970 abbastanza fermo, abbastanza programmabile, tutto calcolabile, e invece quando tu fai delle cose, e qua c'è gente un poco fin troppo pluralista, quindi cose innovative, strane, no? Tu non puoi programmare in un foglio Excel tutti i mesi, le settimane. Io quando ormai faccio i cronoprogrammi, sapete cosa faccio? Ok, project cycle management, scrivo tutte le attività e poi metto dal primo mese all'ultimo mese tutto. No, ma perché non è una barriera? Che è vero, cioè io sì, ti posso dire che l'organizzazione base la metto il primo mese, ma poi io faccio tutto più o meno con una certa frequenza, non è che faccio prima, non sto facendo le conserve di pomodoro, ciò ha a che fare con network umani, dove la maggioranza delle persone hanno pure un po' di esaurimento nervoso, ci sono problemi, stiamo provando a fare cose, quindi come che lo faccio in cronoprogramma industriale? Ci pigliamo un po' in giro, stabiliamo pochi indicatori di effettiva controllabile efficacia, numero di beneficiari, numero di attività fatte, un qualche segno di avanzamento e non peggioramento delle condizioni del beneficiario, e
chiama i carabinieri a controllare questo, non al valutatore bravo e gentile, e se io al 70% ho raggiunto quei risultati, dammi i soldi e basta. Poi ci sta la guardia di finanza per vedere se io ho un bravo fiscalista che chissà quale. In genere noi possiamo dimostrare che cofinanziamo ampiamente. Piccola parentesi sul cofinanziamento, perché Ezio, che è straordinario e sempre molto gentile, ha detto una cosa che è rilevante. Io da un po' di... prima facevo il bravo, no? Dicevo, sono un volontario, lavoro all'università, addirittura mi pagano e poi però faccio il volontario. Io oggi non faccio più il volontario per l'associazione, io mi faccio autorizzare dal dipartimento, che diventa partner dei progetti, e io metto a cofinanziamento nel bilancio una quota dei soldi del mio lavoro. E dato che, come pensate, Ezio e più di me siamo strapagati, tipo 70 euro all'ora, ok? Sostanzialmente diamo un contributo anche in questo senso. Ah, quindi io non faccio più il volontario, io sono uno che per ordine del mio dipartimento sta facendo una sorta di public engagement senza. Ovviamente questo non può significare che dietro questo si aprono altre quote di precariato, come diceva, però da questo punto di vista io penso che l'università, distinguendo, può avere un ruolo significativo. Quindi io penso che questa storia della sostenibilità, insomma, deve essere abbastanza seria. L'approccio a dote, l'ho detto, l'imprenditività. Tempo fa, con Oda De Leonardis, diverso tempo fa, che purtroppo per varietà di età io parlo più di cose passate che non future. Lei mi chiamò perché gli interessò una battuta, che però non era su una battuta che io feci, che era, guarda, io sono un esperto di start-up down, no? Non start-up ma start-down, ossia di grandi imprese creative, cose che poi falliscono. Ok? In realtà c'è una letteratura che dimostra che la maggioranza delle presunte start-up falliscono. È una logica tutta economicistica, questo funziona, perché anche se tutti voi fate una start-up e solo uno va bene e poi patrimonializza dal punto di vista dell'economia, va bene, ma tutti gli altri che ne facciamo? Carne da macello. Quindi io, in tutto, lo dico pure agli amici presidenti delle fondazioni, sarei sempre molto cauto a questa logica dello startupismo, dell'autoimpresa, perché non è proprio a portata di mano, c'è un po' di ideologia dietro questa cosa, e quindi eviterei insomma un eccesso in questo senso. E poi, già sto al 7, sostanzialmente intravedo, sempre perché io mi piglio un po', si dice un po' di confidenza, esagero, vedo lei che mi guarda con gli occhi, sta attento che ti fulmino, intravedo, questo è fisiologico, però è sempre meglio essere vigilanti, una sorta di conformismo dell'innovazione sociale. Anche nei linguaggi, noi facciamo bene, nel senso che è un grande passaggio il tentativo di fare il lessico, significa che è un tentativo di prima cristallizzazione, cioè, mo è tempo che ci possiamo mettere d'accordo, non siamo nella, ok, e questo però significa che è uno snodo, bisogna stare sempre un po' attenti, perché voi qua, più che nel mio ambiente, giustamente il grande ospite è la creatività artistica. Mi ricordo che in realtà una caratteristica della creatività artistica è quella di essere un po' comunque critica col potere, un po' d'avanguardia, no, un po' critica. Quindi io ritengo un po' agonistica. Io starei attento a non rischiare di limare e limitare questo carattere che pure deve avere, no? La pratica artistica fatta col con. Pure qua, no, c'era una bravissima curatrice di un centro culturale che, francese, che mi confessava che era d'accordo con me, però lei lo diceva meglio, dice, guarda, certe volte tra arte moderna e impostura il confine è proprio poco chiaro, no? E questo probabilmente in parte è vero, però io ritengo che questo è un prezzo che si può pagare rispetto al fatto che la pratica artistica, abbiamo visto degli splendidi casi, nei 9 casi presentati, è anche però spinta alla non omologazione, nel senso che noi dobbiamo, devo capire per intelligenza il punto di vista e la postura dell'istituzione, di chi rappresenta l'istituzione, perché è anche una garanzia per la collettività. E d'altra parte però dobbiamo avere un gioco in cui io, più che
E guardate che questo è molto problematico anche nel terzo settore, piano piano diventare una specie di vassallo del principe, devo avere un ruolo anche agonistico, anche di tensione con l'istituzione. Ovviamente tenendo ben presente che il piano di valutazione della realtà è, come si dice, impatto, ossia quello che poi per i beneficiari veramente accade e non tanto, diciamo, in maniera presunta. Quindi io vi ringrazio veramente perché ho imparato delle cose, per me non è sempre facile, ma no, perché ho dei limiti, diciamo, però, e penso che effettivamente se l'istituzione, le istituzioni, perché non è che noi possiamo mettere tutto il fardello sulla direzione, faranno veramente, assumeranno il ruolo di enabler, ci sarà cammino da fare anche positivo. Grazie. Grazie. Grazie mille Giovanni Laino e grazie per appunto lo stimolo costante che continui a darci. Spero che ci accompagnerai nel percorso. Anni? Sì, mi sono ricordato che ho anche un'altra condizione favorevole, nel senso che io sono uno che ha perso al bando creativi. Okay. E va bene, tra l'altro nella città, no, ma niente di che, un sacco di presunzioni, avevo scritto un progetto che si chiamava, pensate un po', Eden, diciamo, l'altrove. Eden, wow. Sì, l'altrove assoluto, quindi un caso. Però forse aveva, però perché il trauma è stato ben assorbibile? Perché poi ha vinto un progetto, credo, del Museo Nazionale, il MAN, che è una cosa molto importante, che a Napoli negli ultimi 15 anni ha fatto cose importanti. Allora, quando io dico non mettere in competizione cose non comparabili, è evidente che se ci sta una legittima necessità di una grande istituzione che sta facendo un programma importante, che non trova altre risorse per fare un pezzettino nel suo programma, ed è inutile che stiamo in competizione col Manno, col Teatro San Carlo, no? Nel senso che lì forse queste ottime agenzie avrebbero dovuto trovare i soldi pure altrove, diciamo, però non fa niente. Allora il tema è cercare di avere una certa ecologia, no? delle risorse pubbliche che per definizione sono scarse. Quindi non è che uno critica o non critica se hai soldi o non hai soldi, il problema è che ci sia una qualche ecologia che orienti pure, perché su questo io sono su posizioni meno avanzate dei miei colleghi. E dico l'ultima cosa, ho scritto insieme a carissimo amico Claudio Calvaresi un paper che Elena conosce, che per sfizio gli abbiamo dato il titolo di una canzone di Francesca Michelin, Carmen, che era appunto di una frase che cercavo gli artisti e trovavo i populisti, dice nella canzone Francesca Michelin. Cercavo gli artisti e trovavo i populisti. Cosa vuole dire? Vabbè, lei diceva delle cose, bla bla. Però noi in questi mondi abbiamo pure un problema che dobbiamo essere seri a riconoscere, che c'è un sacco di gente che, presa da questa grande comprensibile tensione a fare rinnovare la democrazia, essere protagonisti, non ci sono più, perché quando, non lui che è più giovane, ma quando io ero ragazzo io potevo scegliere, potevo andare al Don Bosco, dai Gesuiti, all'Arci, c'è una serie di agenzie intermedie che canalizzavano molte risorse, no, di protagonismo. Queste agenzie per una serie di motivi o non ci sono più o non funzionano più, e quindi ci sta una grande frantumazione di cantieri talvolta autogenerati. Io conosco gente, che tre di loro che fanno il burraco di ballatoio, per esempio, che voi non avete intercettato ancora, che pure è legittimo, però il tema è fino a che punto è legittimo questa straordinaria frantumazione per cui ogni tre persone si apre un cantiere? Perché certo che è la varietà, però fino a che punto tutto questo è sostenibile con risorse pubbliche? Allora si tratta di fare, no, in questo senso ho accolto bene, una visione più strategica, più di medio e lungo periodo, no? Che articola. E probabilmente bisogna anche fare un'operazione che è un poco, scusate, un po' pedagogica, che sollecita quelli che stanno nella fertilizzazione, che sono più freschi, giovani, innovativi, hanno letto più recentemente libri in inglese, bla bla bla,
a guardarsi pure un po' intorno, perché noi non possiamo fare come il populismo, che ha molte altre facce di quelle che noi immaginiamo, invece sollecita, che ogni tre persone hanno l'idea buona e fanno un'altra cosa su quella pratica artistica o quella pratica di welfare. Allora c'è anche un altro problema da parte delle centrali, no? Di vedere, a partire da qualche conoscenza che un po' c'è, di fare un po' di policy che non tappa, non, però che orienta un po', perché altrimenti noi è uno stillicidio il fatto che ogni tanto tempo, no, bisogna partire sempre da zero. E anche dando buoni consigli, dicendo organizzazione Laino, ho capito, tu sei bella e simpatica, ma si vede che tu, se c'hai tanti debiti, se non c'hai un minimo di consolidamento finanziario, vai a lavorare con Eleonora Stanella, che è vero che è un po' antipatica, ma è più consolidata e coopera nel tuo territorio con Eleonora Stanella. Non ti puoi fare che in un quartiere poi ci sono otto soggetti sulla carta, nel senso che questo non è possibile. E chi eroga risorse ha un po' di responsabilità. In questo è un po' troppo facile dirlo, ma è abbastanza vero, i comuni devono, possono e dovranno avere un ruolo, nel senso che quando in buone pratiche certe cose di urban, ma anche di urbac, no, le cose funzionano meglio, è perché il comune ha un ruolo intelligente di enabler, e non gli amici degli amici logicamente, no, che messo in gioco con un tavolo anche nazionale, no, e per esempio io mi ricordo che era molto, molto positivo, un grande apprendimento il fatto che i comuni di uno stesso programma e anche gli stakeholder si parlavano a livello nazionale, poi i ministeriali, non quelli presenti ma altri di altre direzioni, hanno capito, e con Urbac poi fecero, hanno fatto credo già con Urban 2 i rapporti invece bilaterali, perché quando noi tutti i comuni di Urban 1 ci parlavamo, un po' facevamo più apprendimento, un po' facevamo pure più pressione, no? Rispetto a, io ho scritto una cosa che si chiama il ballo delle quattro signore, perché c'erano le rappresentanti dei ministeri della commissione, erano quattro donne che ognuno diceva un modo di ballare. Il problema è che non c'era compatibilità fra questi quattro modi di ballare e noi dovevamo fare una coreografia che andava bene a tutte e quattro, e quindi ci voleva un fisico bestiale sostanzialmente, no? Però quindi anche da questo punto di vista un po' di interazione pensata, non assembleare così, no, ha senso, però bisogna anche avere il coraggio di tematizzare anche, diciamo, ai livelli di tutti gli attori di territorio, che c'è un tempo per provare e c'è un tempo per allearsi pure. Non possiamo fare che ogni organizzazione di tre persone ha una forma di istituzionalizzazione. Veramente l'ultima cosa, questo passaggio che viene sollecitato anche col glossario serve pure a mettere in luce, forse la parola c'è, istituzionalizzazione, che significa? Uno cioè, veramente troppo avanzato dei miei formatori dicevano che l'agente di sviluppo deve produrre la sua inutilità, esagerato, però voleva dire che io se faccio una cosa innovativa, i maestri di strada, questa no, dopo un po' o mi intercetto con le politiche e anche con i lavoratori che sono impegnati, questa cosa viene assunta dalle politiche e in qualche modo diventa istituzionalizzazione, quindi non è più la cosa nuova, rinnovata, no? Oppure se non si istituzionalizza forse è giusto pure che finisca, nel senso che se ne farà qualcun altro, quindi questo può essere impopolare, ma io ci credo su questa cosa, altrimenti noi abbiamo un panorama dove non c'è quasi governo e ci sono mille e migliaia di attori, no, attivi, però questo è il carnevale di Rio dopo un poco, come si fa l'incrocio di politiche fra programmi, progetti che in qualche modo, anche se l'ha detto una donna molto avanzata e progressista, è un quadro di unione, un quadro di unione mette criteri d'ordine. Non ci sono santi, no? Non è che va tutto bene, non va tutto benissimo, è da vedere. Grazie Giovanni, grazie Elena. E non era una La parola è contestualizzazione. Ovviamente uno deve essere proattivo, quindi sappiamo che, ma buttiamo non solo il cuore oltre la. Ok, però c'è da contestualizzare. Parentesi di cui un po' mi vergogno. A Napoli faccio parte di un ATI come organizzazione che ha fatto un bel progetto con progettazione con un dirigente uno, che poi dopo 7 mesi però è stato sostituito da una dirigente due, che dopo 6 mesi è stata sostituita, meno male, e poi c'è una dirigente tre.
E non io, ma gente più, diciamo, scusate il termine, non è una parolaccia, democristiana della nostra ATI, diceva era molto meglio fare l'appalto. Nel senso che quando non ci sono precondizioni complessivamente condivise, intelligenti, anche di fiducia, per il terzo settore è una trappola. Per esempio, noi da gennaio a mo, che è novembre, non ci hanno pagato neanche una delle fatture, per una serie di fattori piccolini. Se invece facevamo non con progettazioni ma una normale cosa, la procedura era diversa e probabilmente andava diversamente. Però questo non significa che, per carità. Però voglio dire, contestualizzare significa, al di là dei fatti un po' folclorici, no? Posto che ci sta però una zona del paese che hanno difficoltà istituzionali gravi, rispetto a cui non bisogna retrocedere, però bisogna mettere in condizioni effettive di operare in una maniera avanzata, altrimenti è una trappola. Probabilmente la regionalizzazione, che forse passerà, cambierà ancora pure più questo, quindi diciamo togliamo pure il linea nazionale e facciamo prima, però se quello non accade ci sono problemi, perché Arghillà, quartiere di Reggio Calabria, è un posto da andare a vedere. E l'amministrazione di alcuni posti delle regioni del sud sono posti di andare a vedere, poi Lanci lo sa, però perché c'è un tema però più nobile: l'innovazione di fatto, lo dimostrava bene su Chicago un bel libro di Marco Deramo, a tempi di socializzazione non brevi per diventare prassi, e oltre a fare cose belle e esperienze di successo lascia vittime inevitabilmente. Il treno ha fatto andare in mezzo alla strada la gente che campava con le carrozze, e sarebbe pure un bene, qualcuno si è adattato, però un po' di gente per un periodo è andata seriamente in crisi. Quindi l'innovazione non è il bene in sé, è comunque socialmente selettiva, giustamente pure, però bisogna avere quindi un po' di attenzione ai contesti e alle precondizioni, perché altrimenti diventa una sorta di ingegneria sociale anche abbastanza iniqua, no? Per cui mi faccio portatore di organizzazioni anche nazionali del terzo settore, che più che sulla cultura stanno sul welfare, che sono anche in parte preoccupate di come innanzitutto verrà implementata la riforma del terzo settore, perché pure là la stiamo facendo piano piano, diciamo, non è che ci sta veramente fino in fondo, bla bla bla, ma poi anche per come è recepita. E l'ultima cosa, veramente trovando il modo di far diventare realtà quello che le ha detto, sia che ci sia rispetto e valorizzazione, la dico semplicemente, del lavoro. Perché il rischio qual è? Che da un lato il terzo settore viene visto ancora come una grande fonte di risparmio di lavoro, però con gli oneri della coprogettazione. E questa, capito? Diciamo, ci sono un po' di problemi su questo. E quindi, per carità, bisogna avanzare, anche forzare tutte le cose che si diceva, però bisogna guardare bene, perché quando c'è una normativa che un po' forza, di fatto si suggerisce agli attori di adattarsi in maniera impropria. Accade poi. Quindi per evitare gli effetti perversi, io quando ero giovane studiavo delle cose che erano la prevedibilità degli effetti non attesi, no? Se uno non studia, guarda bene, ci stanno già degli presunti effetti non intesi che sono ben prevedibili oggi, se non ci sono le condizioni per fare bene alcune cose. Quindi io non voglio che si fermino le innovazioni, ma stiamo molto attenti alle precondizioni, perché io per altri versanti queste precondizioni non le vedo. Il fiscalista mi ha già avvisato che mo con l'avanzamento della riforma del settore noi diventiamo più intrapresa, con tutta un'altra serie di costi che prima non avevamo, però se a me mi danno comunque 12 ore lordo aziendale c'è qualche problema.